posti di lavoro a rischio nel settore industriale, non solo sul territorio di Battipaglia. In stato di agitazione, infatti, c'è anche la Princess di Angri, dove 54 impiegati, attraverso una comunicazione della multinazionale dell'agroalimentare, hanno appreso che dal 1 marzo dovranno trasferirsi presso la sede produttiva di Foggia. Una scelta contestata da amministratori e sindacati, che rischia di creare non pochi disagi ai dipendenti coinvolti. Suona strano sentire che c'è bisogno di un trasferimento di impiegati. Una delocalizzazione. Nei fatti è un trasferimento che peraltro sottende un licenziamento mascherato, perché è evidente che se qualcuno non vuole andare viene sostituito. Qual è la questione? Che sono attività che si possono, che una multinazionale svolge in tutto il mondo, con testa, non so, in questo caso in Giappone, casomai mani e piedi in America o in Africa o in altri continenti, sembra così strano che si debba poi trovare la necessità di dover avvicinare un'attività impiegatizia ad una produttiva a 180 km di distanza. I sindacati, un sindacato in particolare, abbiamo anche discusso di questo in prefettura, elevare il livello dell'incontro, diciamo, istituzionale con il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero del Lavoro, per vedere se di trovare una soluzione concordata a questa controversia. Perché non è possibile che gli esseri umani non contano niente all'interno di questa società, conta solo il Dio Danaro. Noi, i lavoratori, hanno perfettamente ragione, abbiamo una direzione che non capiamo il motivo della delocalizzazione, perché qua significa 54 cervelli di alto profilo e di alta capacità, sono e la governanza dell'azienda, addirittura che fanno programmi, progetti. Io non lo so. Desideri di licenziare? Allora la verità vera è che vuole i licenziamenti, anche perché ci ha annunciato in prefettura che su Foggia farà delle nuove assunzioni. Ah, ecco. Quindi la cosa assurda, cioè noi non riusciamo a capire la motivazione. Voi sapete che abbiamo avuto a disposizione tutta la solidarietà, sia economica e sia politica, sia dal sindaco che dalle istituzioni, la regione, il governo. Non sono capiamo. Tutti intenzionati a dare una mano, cominciando dal comune, dalla regione. Certo, 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 il comune ha messo a disposizione, ha detto guardate, se è una questione di costi. Che sono stati... Non si capisce, tranne se questi, diciamo chi dirige l'azienda adesso, sono italiani. Ma è un direttore generale del personale e comanda, diciamo, c'è dentro la nuova governanza dell'azienda, è subentrato qualcuno di Foggia con molta forza e tendono di portare, quindi questo di togliere, di chiudere qua ad Angri per investire a Foggia. Chiederemo un incontro a giorni anche con la regione Campania, che ci ha assicurato che ci riceverà subito, e poi vedremo man mano come svilupperemo la battaglia per portarla avanti. Certamente non ci staremo con le mani in mano.